mente attiva la mente dell'altro, quello cos'è che disattiva la mente dell'altro. Quindi quando io faccio questo, la sua mente si è attivata perché ha visto il mio pugno chiudersi. Quando io faccio questo, la sua mente si è rilassata perché ha visto la mia mano aprirsi. Quindi ogni volta che io faccio una tecnica di pugno e preparo il pugno, ovviamente se uno è esperto, la sua mente si attiva e vede i pericoli. Quindi io so che in questo momento la sua mente si è attivata qua. Io so che in questo momento la sua mente tende a rilassarsi in base a quello che faccio. Quindi ogni caricamento che io faccio, l'altro pensa. Ogni caricamento che io faccio, l'altro si attiva. Quindi devo essere consapevole di quello che sto facendo e cosa succede dentro l'altro. Quindi capite che non è un livello semplice. Anche con lo sguardo, con il respiro, con tutto, io agisco sul sistema di attenzione dell'altro, sul cervello, orecchie dell'altro. E quindi in base a questo posso creare fratture. Okay? Con il tempo io imparo a leggere i tempi, le reazioni e dove l'altro è pieno, vuoto. Capito? Quindi quello che facciamo adesso non è dato solo dal gesto, ma è dato da un insieme di cose che non devono attivare l'altro. Ok? Ci siamo? Bene. Allora, esempio. Ok? Tu parla pure. Quindi cosa ho fatto? Ho fatto due tecniche a corta distanza, lui ha parato, giusto? Ok, la sua mente cosa dice in questo momento? Sono salvo, ok, perfetto. E io lo so. Quindi io cosa ho fatto? Prima era mai. Perché la sua mente non si è attivata? Perché non ha visto caricamenti. Che pugno ho usato? Quello in discesa. No, quello in discesa. Sì, ho fatto. La pastina c'è. Ho fatto uno, due, questa mano, vedete, mi sono lasciato parare, adesso non ho fatto niente, vedete, è rimasta rilassata, sono sceso, ovvio che la seconda volta non funziona più perché adesso si è caricato addosso, quindi dovrò cambiare che tale, ci siamo, però io cosa ho fatto? Ho portato l'attenzione in alto e la mano rilassata sono sceso, se avessi fatto questo, l'avrei parato, perché? Perché ho fatto un precaricamento. Quindi cosa ho detto? Uno, due, tre. Quindi non è il fatto che ho colpito alto o basso, il fatto è che ho fatto uno, due, questa mano, come è stata parata, si è disattivata e ho caricato solo scendendo. Sì? Adesso vi fate colpire, perché ovviamente sapete cosa succede, ma provate questo. Faccio vi parlo. Uno, due, tre. Uno, due, togliete tutto, solo scendete su tre, ok? Ovviamente in un combattimento io ve lo faccio, vado sotto e avanzo, ma questo è un kyotai, sembra più scemo e più stupido, però funziona, ed è efficiente. Questo cos'è? È un'apertura, cioè io ho fatto, adesso posso continuare perché ho creato un'apertura, adesso posso entrare dentro, ma non ho fatto, aspetta che parlo tutto perché sto attivando tutte le sue funzioni di sopravvivenza. Ogni volta che c'è uno scatto, vedete, agisce. Se invece io mi rilasso, tende a rilassarsi. Quindi, cosa ho fatto? Un attacco. E qui si è rilassato. E scendendo, senza caricamenti, senza fianchi, non si è attivato il suo cervello. Quindi adesso, lo fa lui, io cosa faccio? Gli faccio fare gli zampi. Esatto, però mano rilassata e scendi e poi tagli i tempi, no? Quindi c'è pam pam, e io mi lascio colpire, ok? Più rilassato, più morto. Provate?